Grazie a questa intervista c'è l'obiettivo anche farlo vedere a quelli che non sanno com'è. Sì, diventa un luogo, credo che questo sia per l'appunto già diventato un luogo di culto per molti. Per noi sicuramente, però per chi non lo sa, spero che da questo video capisca effettivamente come viviamo. Questa roba sì, super, c'è intanto la parte. Quindi c'è ancora un piano. Sì, andiamo sì, a vedere. Andiamo. Com'è essere fuori Milano? Cioè, perché essere fuori Milano? Cioè, potevi eventualmente adesso fare uno studio, invece hai scelto di farlo comunque e di restare qua a Milano. Io ho sempre rappresentato la periferia e a stare a Milano mi soffoca. Comunque ho lavorato, studio a Milano, ho fatto un sacco di cose a Milano. La prima casa che avevo preso quando la mia carriera sta iniziando ad andare bene era a Milano, ma poi dopo un anno sono tornato subito qua. A parte che vivere e registrare nella zona in cui sono cresciuto, comunque che frequento tutti i giorni, non ha prezzo. Io anche con gli altri parlo sempre e dico, cioè, potrei prendere una casa anche in Duomo, capito? Andiamo tutti a divertirci, fare festa tutte le sere, ma poi perdo tutto quello che è la mia musica, il mio lavoro. Io meglio di così non posso stare, capito? Beh. Tanto poi quando viaggio, viaggio. Quando lavoro, lavoro. Sono sempre in giro comunque, capito? Però questa roba ti fa anche stare coi piedi per terra. Esatto. Il fatto di restare qua con gli amici. Esatto. Di sempre. Vabbè, sono curioso di vedere su che cosa c'è. Come spiegare, tipo, no? Agglomerato, questo si concentra. È diciamo la parte che ha creato il mio producer Adam, quello con cui ho iniziato a fare musica. E questa è l'area che ha creato lui, che diciamo si occupa più. Mettiamo della produzione, però è effettivamente per la stessa cosa. Però è incredibile. Noi siamo nati qua, poi abbiamo preso giù. Ah, quindi prima da su a giù. Beh, questo è pazzesco anche questo, anche il livello. Eccolo. Allora. Ma qua il giro non finisce più. Perché ho paura che mi spoglieri di troppe cose. Allora, io avevo provato a recuperare qualcosa da Ago, che so che sugli spoiler lui è esperto. Sì. Altri studi, quanti studi ci sono? Altri tre. Che figo anche questo. Qua, Adam, non so se li conoscete già. No, Adam, ma forse incrociati. Molto piacere, complimenti perché anche tu sei nel tuo parco giochi. Sì, qua. Sì, esatto. Ma ragazzi, il livello è sempre più alto. Sì, quello che vedi, siamo ancora tutto ancora un work in progress. Sì, poi quando sarà tutto ultimo. Questi dischi sono di qualcuno in particolare? Questi sono dei vinili, delle cassette che ascoltano, cui trovare servo. Questo è. Loro sono i due ragazzi con cui ho proprio iniziato a fare musica. Sono fuori strada, siamo fuori strada, tu e noi. Tu sei come una spada così. Sono nel tempio. Esatto. Sono nel tempio. Mi ha registrato Milano. Ciao raga. È una città di altra roba. Ciao. Allora? Tutto, Milano Demons, tutto qua. Maggior parte degli altri singoli sono stati qua. Tutti fatti qua? Sì. Anche Dark Love qua, no? Sì, qua praticamente tutti. Con Ema che è il mastro fonico nostro. Ema mette. Ema schiaccia i tasti della stanza dei bottoni e tira fuori, esatto. E tira fuori cose. Esatto. E tu, cioè, tu sei personalmente dei più produttivi che io conosca, cioè tiri fuori roba di continuo, cioè è sempre apprezzata. Sì. Come la senti questa? Cioè, dov'è il fuoco? Anche, esatto. Cioè, tu avresti più roba? Sì, ovviamente. Ovviamente. Cioè, da dove ti cos'è che alimenta questo fuoco? Vabbè, sicuramente ho un sacco di cose da dire, da esprimere. Appunto, anche ne parlavamo prima, il tipo di vita che faccio, capito? Non mi può mai portare un punto a un vicolo cieco. E che cosa, insomma, in qualche modo non è. Cioè, quando si cresce, si ha successo, insomma, come quello che stai avendo tu, poi è un attimo, no? Perdere il contatto con la strada stessa. Sì. E quali sono i tuoi elementi fissi, oltre ovviamente al luogo, Milano Ovest, al posto in cui ci troviamo? Sì, qua siamo esattamente a Corsico. Vabbè, poi io lo dico sempre che la strada è un'arma a doppio taglio. Devi sapere prendere quello che ti fa bene e saper restituire quello che può far del bene, perché sennò ci sono tante cose anche negative dentro. Io diciamo che grazie a tutto quello che ho, che sono fortunato ad avere, e anche le persone che ho intorno, sono in una bolla in cui, cioè, capito? E che effetto ti fa, cioè, come ti senti essere riuscito a coinvolgere i tuoi amici, le persone con cui sei cresciuto, comunque tutta una serie di ragazzi all'interno del tuo progetto? Come sei riuscito anche a
a gestire i ruoli, a capire un po' come muoversi. Cioè, alla tua età, poi, ripeto. No, infatti. No, quello che dicevo prima, cioè, la mia fortuna è che facendo questa roba tanto tempo ne ho visti tutti i colori. Ok. Io poi non sono anche silenzioso, interviste non le faccio, lo sai, questa mm-hmm. è una delle poche. E ti ringrazio. Però effettivamente sono dentro questa roba da tanto tempo e ho avuto la fortuna di vedere tante cose, tanti cambiamenti. Non sono un pivello, capito? Le persone lo sanno, capito? Quindi ho investito, ho fatto delle cose magari che per la mia età sono precoci. Però io senza i miei amici, senza questo mood qua, non, cioè, non potrei stare. Cioè, non mi vedo a registrare in uno studio, come ti dicevo prima, in centro, avere una casa in centro, avere, cioè, se le cose belle, se poi non le posso condividere, capito? Chiaro. Che senso ha fare? E tutta questa mentalità l'hai presa guardandoti intorno, cioè hai imparato strada facendo? Sì, ho imparato strada facendo, però ho buttato anche un sacco di tempo, ho affrontato anche tanti ostacoli. Fa parte anche del. Se non sembra, sì. Fa parte del percorso. Sì.